questa sera, anche se questa sera un senso non c'è. Quelli che vedete sono giornalisti che stanno apprendendo la LIS, la lingua dei segni. A Campobasso, nella sede dell'Ordine di via 24 Maggio, si è tenuto l'innovativo corso. L'OTG Molise, il primo in Italia ad organizzare una simile iniziativa, sulla base dell'assunto secondo cui l'informazione, anche quella locale, deve essere appannaggio di tutti. L'obiettivo, nelle parole di Vincenzo Cimino, presidente regionale dell'Ordine dei giornalisti, quello di avere presto in Molise spazi dedicati all'informazione, come ad esempio TG e rassegne stampa, tra virgolette segnati, ovvero trasmessi nella lingua dei segni. Innanzitutto voglio ringraziare gli editori e i direttori delle TV locali, in particolar modo anche questa emittente che ha seguito questo percorso legato alla formazione professionale continua dei giornalisti del Molise, che ha dato vita a diversi corsi, quello base e quello avanzato, sulla lingua dei segni. Per quale motivo? Perché ritengo assurdo che nel 2021 non ci sia nessuna trasmissione, ma anche nessun giornale web che abbia l'oroscopo, la rassegna stampa, un telegiornale, un documentario, qualsiasi testimonianza giornalistica sottotitolata. Ad oggi, nella nostra regione, una persona priva di udito è tagliata completamente fuori dall'informazione. Io credo che bisogna aiutare, stimolare queste persone ad avvicinarsi all'informazione e l'Ordine dei giornalisti debba tutelare le diversità. Cioè, non possiamo andare avanti in questo modo. Sono cittadini come noi che hanno più bisogno di noi e che vanno tutelati. Allora, insieme al direttivo, cosa abbiamo pensato? Formiamo i giornalisti, cominciamo a lavorare in questa direzione in modo tale da aiutare gli editori e i direttori a dar vita a delle trasmissioni all'uso e consumo della LIS. In Italia, su testate nazionali, per esempio il TG3, annovera uno spazio destinato a loro. Ecco, il mio sogno come presidente dell'Ordine e finalmente avere un minimo di considerazione per queste persone.